Amici di Radio Live GP, buonasera e benvenuti alla puntata numero 249, quasi cifra para di Motorbike Circus, il solito appuntamento il martedì sera con le due ruote. A parlarvi ovviamente Alex Di Bisceglia, ma in fondo lo potete leggere sotto, e altrettanto potete fare per Matteo Pittaccio. Ciao Matt! Ciao Alex, ciao a tutti coloro che ci seguiranno. Un mondiale è già stato assegnato, ce ne sono anche due però, Moto3 e Moto2, imprevedibili più che mai. Tutti aperti, poi sono apertissimi, una cosa veramente importante. Ne parliamo fra poco, direttamente così facciamo un bel recap di quello che è successo recentemente in quel di Valencia. Cominciamo però ovviamente a dare a tutti i nostri ascoltatori le coordinate per seguirci, ossia ovviamente @LiveGP su Twitter, abbiamo www.livegp.it, la pagina di Facebook, amici di LiveGP, YouTube con la campanellina, così vi rompiamo noi le scatole, non siete voi a doverci venire a cercare ogni volta. C'è Spotify, c'è la regia sotto di Marco Privitera, che io saluto tanto, che mi dà una mano, vedete, Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Sono un miliardo, mi farò un bigliettino a un certo punto della vita, ma lo farò con più calma. Quindi salutiamo Boss e Marco Privitera, che ci fa da regia e ovviamente metterà tutti i vostri commenti in diretta. Giacomo Darolto, buonasera ragazzi, pole position proprio, eh? Giacomo, non si fa in tempo quasi a partire praticamente, 7.05, Giulio Carta idem, guardalo, eh? Ah, at all shot, peraltro. Sì, è vero, per utilizzare un termine crossistico, la prima cioè addirittura il confronto Giulio Carta Giacomo Darolda. Alla fine dell'anno faremo un Fanta Live GP in cui vedremo chi sono i primi a commentare per tutte quante le puntate di Motorbike Circus. Allora, apriamo un po' la puntata. Intanto aspetta, perché in qualche modo dovrei fare quella cosa del party, del video party su Facebook, ovviamente non ci riesco, il boss mi perdonerà, quindi mi limito a condividerlo e fra poco mi metto a telefonare al nostro primo ospite che ci chiama dal Portogallo e quindi ci potrebbe volere un pochino, insomma, per collegarci. Però intanto, Matt, cominciamo un attimino a parlare della situazione che abbiamo visto a Valencia, dai. Allora, dunque, il tracciato di Valencia stranamente ci ha regalato gare spettacolari, soprattutto in MotoGP non siamo abituati a vedere GP ricchi di sorpassi. Anche quest'anno, fino alla fine della gara, il GP della Comunità Valenziana non aveva regalato molte sorprese, molte emozioni. Poi duello fantastico alla fine tra Morbidelli e Miller, duello spettacolare. Sinceramente non mi sarei mai aspettato un Morbidelli così incisivo tra la 4 e la 5. Miller era passato, Morbido si è infilato così. Non pensavo nemmeno ci provasse, considerando che lì la carreggiata è davvero tanto stretta e che poi la curva chiude molto in uscita. Grande duello. Duello memorabile che secondo me ha mostrato il miglior pilota italiano nella stagione, nonostante tutti avessero parlato di Bagnaia in Ducati, Factory il prossimo anno, ovviamente discorsi su Valentino Rossi, Dovizioso, eccetera, eccetera. Secondo me Morbidelli, a parte dal discorso classifica, nel Gran Premio della Valencia ha dimostrato la sua forza ed è il pilota che è cresciuto di più nell'arco della stagione. Gran peccato per gli Azzeri, comunque per le occasioni mancate. E poi che dire, Peraltro, aspetta, in questo frangente ricordiamoci sempre che due degli zeri di Franco non sono per colpa sua, perché uno è una rottura della sua Yamaha e l'altro Esatto. è un centropieno di Johann Zarco. Quindi parliamoci chiaramente: Franco poteva essere, non ti dico 50 punti sopra quello che è adesso, ma una quarantina probabilmente, euro più euro meno, ci Ci sarebbe potuto stavano essere, no? assolutamente, sì, è proprio sicuro. Peccato perché non si sa se poi l'anno prossimo ritornerà Marquez, quindi credo che nel caso di ritorno al 100% in piena forma fisica sarà difficile per gli altri contrastarlo. Poi bisognerà vedere se sarà veramente competitivo come è successo fino al 2019. Mir, una parentesi bellissima la storia di Mir, 5 anni nelle moto mondiali, 2 titoli conquistati, quest'anno è stato il più concreto, mai il più veloce in assoluto. Però quello che ha tirato fuori la prestazione nel momento giusto, quindi ha messo a posto il tastello dove voleva e dove doveva. Quindi un Mir molto solido che ha meritato di vincere il titolo insieme a tutta Suzuki, tra l'altro anno di ricorrenze per Suzuki, per la casa di Hamamatsu. Ricordiamo ad esempio il ventennio, no? Che è passato senza successi da Kenny Roberts giugno L'ultimo mondiale, certo. 2000, 20 anni dopo, in una stagione strana per il calendario, per il Covid, per i valori in pista. Suzuki torna a vincere, così come era stata strana la stagione del 2000, quindi sono due storie che secondo me possono procedere in via parallela. E poi successivamente potremo parlare di Moto2 e Moto3, che nel doppio round di Valencia hanno regalato spettacolo, colpi di scena a non finire. Oggi stavo preparando gli articoli per capire qualche scenario, no? Perché ce ne sono una miriade.
Ma è impressionante, cioè, soprattutto in Moto2 non è mai successo che quattro piloti, di cui tre italiani, arrivassero alla vigilia dell'ultima gara in lotta. Sono separati da 23 punti, quindi matematicamente sono tutti dentro, quando sembrava che Lowes, dopo la doppia, la tripla Le Mans, Aragon, Teruel, avesse già chiuso praticamente tutti i giochi. Sarà fantastico. E poi tanta pressione su Albert Arenas, perché Ogura e Arbolino, così come Arenas, sì, hanno già il contratto per l'anno prossimo in Moto2, però Arenas è primo e ha tutti i media, soprattutto spagnoli, che si concentreranno su di lui. E non può perdere questo mondiale perché, ad esempio, all'inizio della stagione già lo davano vinto dal pilota spagnolo del team Aspar. Però Ogura e scusa, Arbolino ma invece non hanno tu. niente da perdere perché tanto non si giocano, ad esempio, il passaggio in Moto2, hanno già firmato. Sì, ma tu a te ti è sembrato di vedere Arenas in qualche modo teso? Perché io l'ho visto in un fine gara che secondo me, cioè, hai anche imparato un pochino a capitalizzare sulle prestazioni e quindi a capire pure quando è il momento, per dirti quello che ha fatto pure Enea nella gara di Moto2. Entrambi hanno capito che non era il momento di esagerare. E quindi probabilmente questo un pochino giova anche al loro campionato stesso, no? Perché è inutile che andiamo a cercare la prestazione assoluta per poi rischiare gli zeri quando sappiamo tutti quanti che è più facile perdere 1-0 che vincere 1-25. In Moto3, soprattutto considerando quello È che è successo con Celestino Vietti, ad esempio nel GP un d'Europa, attimo, cioè ma è un un attimo. attimo che passi dalla gloria al vivere incubi continui. Albert Arenas, sì, è molto ragioniere in questa seconda parte di stagione, ha rischiato pochissimo, tant'è che non vince dal GP d'Austria, che era la quinta gara dell'anno. Stiamo parlando della gara, seconda gara nel mese di agosto, Red Bull Ring. Da lì in poi solo piazzamenti. Il suo ritmo è stato talmente tanto costante che togliendo comunque le due cadute, quelle per causa di McPhee, quella di Catalunya, che è arrivata incolpevole, e poi la caduta di San Marino, Arenas è ancora lì. Poi Arenas è stato pure coinvolto nell'incidente, come dicevamo, di Valencia, squalificato, ma nonostante tutto ha 8 punti di vantaggio su Ogura. Ecco, secondo me, se ad esempio Ogura vincesse il titolo Moto3, ed è una cosa di cui sono abbastanza convinto, senza aver trionfato almeno per una volta, il livello generale forse si sembrerebbe un po' più basso della categoria in questa stagione. Vero, Secondo me, vero. poi è un parere assolutamente personale, però se invece lo dovesse conquistare un pilota che tre gare le ha vinte, le ha portate a casa, allora Potrebbe sì, avere cioè, secondo senso, me avresti. sarebbe un po' più meritocratico, diciamo, il titolo di Arenas rispetto a Ogura. Anche se poi se andiamo a fare questo discorso per la MotoGP, rischia che Sì, praticamente Mir è quello che se lo merita di meno. esatto, Quindi, però in sì. Moto3 è pure vero che è più difficile arrivare davanti per merito proprio, e ci sono molte più problemi di scia, di gruppone, di Sì, sorpasso. è il La contorno. Il Moto3 è il contorno che pesa tantissimo. E quindi con queste valutazioni ci andrei piano. Non ho visto un Ogura forte. Cioè, nella prima parte di stagione sì, tantissimi podi, tant'è che ne ha due in più rispetto ad Arenas, però nella seconda metà non l'ho visto incisivo. Assolutamente. vero. Allora, io nel mentre, scusate ragazzi, non sto guardando diretto, ma sto chiamando il nostro primo ospite che però per ora non mi risponde, quindi adesso aspettiamo un altro minutino. Si fa un po' aspettare, però in realtà ci piace anche un pochino così. Diamo un attimo un'occhiata, metto a tutti quanti, perché praticamente Giacomo e Giulio è diventata la loro chat privata, tra una cosa e un'altra, il nostro incontro. Quindi andiamo a vedere un pochino com'è la situazione. Ah, Migno stavolta ci sarà e gli sto telefonando, non mi risponde. Ce l'aveva promesso, quindi in realtà sono abbastanza sicuro che ci sarà, però il mic, diciamo, è un po' poliedrico, un po' bohemien, quindi ci può volere un po' di Un po' tutto. artista. Un po' è bravo, un po' artista, un po' alternativo. Poi c'è jet lag, dice Giacomo da Rod. Beh, per 600 km jet lag sarebbe complicato. Morbidelli arriva per l'anno prossimo con il pilota di punta della Yamaha, dice Giulio. No? Oh, sì? Allora, questo in realtà è la domanda che si sono fatti tutti i piloti della Yamaha, perché Franco ha detto, ok, io non so leggere, non so scrivere, mi tengo questa di moto, perché visto Rimango con quello la che hai fatto nel 2020, 2019. cioè, questa so come va, so quello che fa. Però Rosso ha Yamaha, detto che Valentino, non è se ne merito della uscito. moto, cioè il successo di Morbidelli è per la differenza del pilota, quindi non si capisce se. Oddio, però aspetta, Matt, tu sei sicuro? Cioè, perché tu consideri pure da un altro punto di vista, non è che la moto del 2019 era una buona moto e quella del 2020 fa schifo? Perché Facci quello che caso, secondo me dal fa comodo. 2016 stiamo dicendo che la moto dell'anno prima è sempre la migliore. Pensa quanto è Cioè, capito? Nel peggiorata! 2017 la moto migliore era quella del 2016, nel 2018 quella del 2017, che tra l'altro era l'unico titolo che secondo me Vinales, ad esempio, poteva vincere nel 2017, primo Sì. anno, primo titolo, perché aveva iniziato la stagione in maniera spaventosa.
Poi ogni anno si rimpiange la moto della stagione prima, antecedente. E È però quest'anno strano. la differenza secondo me era molto più eclatante, nel Ah senso sì, che assolutamente. cioè, una differenza del genere su una moto fatta bene la vedevi ai tempi di Tech 3A, dove tu magari però avevi un Andrea Dovizioso per un tot tempo, un Cal Crutchlo, due piloti che poi sono finiti a fare il team ufficiale di Ducati, e quindi evidentemente avevano un valore intrinseco un po' più elevato rispetto a... Ma guarda, anche adesso pure con KTM Tech 3A sta lavorando bene, però ritornando alla domanda originale, Morbidelli, Yamaha di punta, e pure oggi Matt Valentino se ne è uscito con delle parole su Yamaha non particolarmente ieri, Non, ti giuro, non riesco a capire il caos che c'è dentro quella squadra. Ma la domanda che io mi porrei è: Yamaha farebbe vincere un team satellite? Beh, oddio, visto che non vincono niente da quanto? 8 anni? Cioè, è un team satellite importante perché dietro c'è Petronas, che è una delle aziende No, però più è fondamentale, conosciute. non hai vinto niente con Honda fino adesso, come fai? Tu adesso porti Quartararo nel Team Factory. Permetteresti l'anno prossimo a un Franco Morbidelli di vincere il titolo contro Quartararo, che è il pilota su cui stai scommettendo di più? Questo Ma non hai alternative, cioè se è che l'alternativa è mi non chiedo io, a vincere livello di nulla. sforzi, di concentrazioni del lavoro. Ma a pari merito, nel senso, cioè io penso che in Yamaha il primo che gli porta un titolo lo trattano come se Dio. fosse sì, comodamente, Sì, anche no, mi è perché giusto il venuto questo problema è che dubbio te ne perché. serve uno per vincere contro Marquez, Sì, quello sicuramente. Mi è giusto venuto capito? questo dubbio, perché non lo so. Ma Boh. c'è del caos, è vero, dei box, però è altrettanto vero che fino adesso ha vinto solo Petronas praticamente, quindi per me è il team ufficiale che ha un problema serio. Il resto, cioè di che parliamo? Alla fine non è che hanno, dici vabbè, Petronas non ha più vinto, però Vignales ha cominciato ad andare forte. No, È Valentino e questo, Magri sono cioè, attivisti. non si sa dove andare, ma così come anche Ducati, non si capiva perché. E non si Mamma capisce mia. perché Pramac riesce a stare lì davanti, Miller riesce a ottimizzare la moto in un circuito che è anti-Ducati come quello di Valencia, e gli altri siano dietro. Io continuo a Cioè, dare un certo non... grado di valore importante a Jack Miller, che secondo me l'anno prossimo potrebbe fare bene se i Ducati non ce lo bruciano, però questo lo scopriremo successivamente. Andiamo a vedere qualche altro commento nel mentre. Più deluso da questa stagione, Marquez, Dovizioso o Rins? Beh, Mark, mondiale che un altro po' neanche avrebbe magari considerato da vincere perché è composto da errori di altri piuttosto che da meriti suoi, mentre lui è abituato a fare 10 vittorie e il problema se lo autorisolve. Dovizioso. Allora guarda, questa però fra Dovizioso e Rins, È questa è una bella tosta, eh? sfida perché è bravo. È tosta. Secondo me è peggio Dovizioso perché sono 4 anni che arriva secondo e un anno che poteva vincere non ha vinto. È pure vero che Rins, che l'anno scorso era dato come l'anti-Marquez, quest'anno si è visto il compagno di squadra vincere, quindi Io ti direi Rins, sai perché? Perché è dal 2017 che sta in Suzuki, e non ha quindi concluso. sono 4 anni. Arriva Mir, che lo scorso anno ha fatto poco per l'infortunio, e vince il titolo. Nel secondo anno con la casa di Amamatsu, con la Gixxer. Quest'anno Rins ha perso 25 punti facili, secondo me, in Austria. Era una vittoria che poteva raggiungere facilmente e avrebbe, secondo me, cambiato un po' il corso della stagione. Secondo me, vedere che sì, ok, un pilota con il quale comunque c'è amicizia, c'è rispetto, però arriva, è in teoria considerato il secondo pilota di Suzuki, anche vedendo i risultati della scorsa stagione. Vince un campionato, diciamo, pazzesco per gli equilibri in campo. Nonostante tu, alla fine, la Suzuki l'abbia portata avanti come sviluppo dal 17 in poi. Cioè, secondo me, dentro da pilota ti Sì, potrebbe dar molto magari fastidio. ti fa anche fare qualche domanda poi effettivamente pure su come tu gestisci gare, allenamenti e in generale la Esatto. tua carriera da pilota, perché cioè alla fine non parliamo di una differenza di età eclatante, quindi non è un paragone Valentino Vignales in cui vabbè, Ah no, Maverick c'ha 10 anni di meno e quindi sicuramente è un po' più prestante siamo anche a lì. livello fisico, cioè la situazione a grandi linee è questa, quindi andando a naso direi che più o meno il livello dovrebbe essere quello. È vero che tu l'anno scorso sei riuscito a combattere a pari merito, no? Che era 2 anni fa Silverstone con Marc Marquez e a beffarlo alla fine, quella è sicuramente una prova di Dopo l'anno come fatto scorso, ecco, Natale. dopo quella vittoria, Rins ha Sì, c'è stato un combinato crollo. pochissimo.
Dalla Sì. vittoria di contro Marquez a Silverstone, Alex Rins non ha più fatto un podio. No. Non perché Zero. quella è stata più una dimostrazione di forza, ed è per questo che io nelle puntate scorse anche dicevo che, a mio modesto parere, il traino mentale di Marc Marquez porta tutti i piloti a fare qualcosa in più. Ed è Esatto. questo, secondo me, fa la differenza. Vediamo qualche altro commento nel mentre. Allora, che altro abbiamo? Giulio Carta dice, prendendo un termine cestistico, questo sarà considerarsi come un anno con l'asterisco, non per la difficoltà, ma per tutto il contorno e ciò che è successo. No, secondo me no, perché poi tutti i piloti partono con la stessa situazione, quindi in realtà sono Secondo tutti me in una situazione pure. difficile. Quindi no, Anzi, io non secondo me toglierei, è peggio. i piloti che fanno più fatica ad abituarsi ai circuiti, avere circuiti quest'anno sono stati facilitati. Me l'hanno spiegato i vari compagni che ho avuto in cabina di commento. Un pilota che fa fatica a raggiungere il limite, ha poi una settimana in più per girare sulla stessa pista e quindi ha una sorta di vantaggio rispetto al campionato, al calendario standard. Quindi per questo motivo io direi sì, stagione speciale, ma non è stata una stagione, diciamo, difficile, troppo difficile per il Covid, eccetera, eccetera. Dorna ha fatto comunque il suo lavoro, non ha tirato fuori un calendario come ad esempio quello della Formula 1, che secondo me è stato perfetto, anche per gli innesti, i nuovi innesti. I piloti hanno corso su piste che conoscevano, quindi avevano già i riferimenti, le squadre avevano già setup di base, le messe a punto degli anni precedenti. L'unica incognita è Portimão, ma se vogliamo ci sta anche come chiusura di una stagione che di per sé è diversa, quindi non metterei un asterisco. Se dovessi metterlo forse Però solo per l'assenza di Marc, proprio per... quello però è un errore fatto da È lui una stesso, variabile che va e presa in considerazione, quella. sì, però Cioè... secondo me, ti ripeto, quello è un errore fatto da se stesso per un eccesso di foga, e sarebbe Esatto. successo in qualsiasi calendario, nel senso che peraltro è proprio la prima gara, quindi quello è un calendario che magari a Phillip Island o in Qatar, in questo frangente, poteva non succedere, ma magari sarebbe successo anche in Qatar in una normale, quindi Sì, quello sì, è un sì, sì. Ecco, errore del pilota, non deriva dall'annualità, mettiamola così. una cosa che può dar fastidio è l'assenza causa Covid-19, tipo Tony Arbolino assente ad Aragon. Ecco. Senza essere risultato positivo al Covid, solo perché ha viaggiato con un positivo. Quella è un qualcosa che ti fa pensare, ok, Sì. forse però è una stagione un po' macchiata da questi episodi, però uno lo mette in conto, ci siamo gustati questo mondiale che è stato così, e passiamo avanti. Non è andata poi così male. Allora, No, anzi. vedo Giulio che mi fa una domanda. Dice: ma te l'ho già fatta, la faccio a te, Alex. Arenas a braccino? Ma io non l'ho visto così stressato, onestamente. Pensavo a una gara dalla fine, con il risultato quello che è stato. Pensavo in realtà a peggio, però invece no, non mi sembra che si trovi in una situazione complicata, onestamente. E mentre, ragazzi, vi preannuncio che sono alla quarta telefonata con Andrea, ma non ci risponde, anche perché era in viaggio, quindi mi ha detto: guarda, ci dovrei essere, vediamo un attimino se magari ci richiama nel corso della puntata e cerchiamo un po' di capire anche lì qual è la situazione, anche perché fra poco ne abbiamo un altro di ospite che non possiamo far attendere, quindi a stretto giro ci Direi. sarà il prossimo. Poi mano a mano vedremo con l'evolvere della puntata. Andiamo oltre per le domande, vediamo un po'. Qua dice Giacomo, dice: ti ricordo, Matt, la sfida tra di noi per la Moto 3. Oddio, non ho capito. Ti ricordo, Matt, la Ah, sfida sì, tra di noi per la Moto la scommessa che io a metà stagione avevo detto Ogura, perché Ogura stava infilando un podio dopo l'altro. Lui mi sembra avesse detto Arenas, quindi abbiamo questo contenzio speso io e Giacomo. 3. È dura questa, eh? Anche perché Arenas dopo dice, io lo comunque. dico, Oliveira vincitore a Portimão. Aia. Poi Cioè, vabbè, capirai. nazionalismi, perché va bene i nazionalismi, Esatto, però esatto, forse qui andiamo un po'. Oddio, però Portimão è una vista molto Non è detto. particolare, in Oliveira ci ha già cui, girato a Portimão, per caso? se non sbaglio, dovrebbe aver fatto un test. Potrei sbagliare, però. Oltre al test Però in poi che stavo assoluto, comunque, chiamando. Portimão sarà una pista complicata un po' per tutti quanti, perché è una specie di crossodromo asfaltato, quindi sarà bellissimo. Tanto Sì, che tu no, poi tra cerchi questa l'altro informazione. la Formula 1 penso l'abbia distrutta un po' con le Ma non frenate, credere, era fatta bene, io spero di no, eh. diciamo che si è salvata la MotoGP perché la curva in discesa, che dovrebbe essere la 6, il tornante, o la 5, la 6, la Formula 1 andava lunga e faceva la variante quella Allora, giù in 1, fondo, 2, 3, 4, 4, 5, la 6. la 6, la MotoGP dovrebbe fare il tornante quello prima, il rettilineo più Interno, corto. esatto.
Quindi la Formula 1 da quel punto di vista non ha influenzato, perché in teoria l'asfalto si arriccia quando le Formula 1 vanno a frenare per i chili che impiegano. Curva 1 sarà tosta. Io già mi immagino i lunghi in curva 1, pazzeschi. Mamma mia, sarà veramente una cosa difficile da gestire. Vediamo qualcos'altro. Vincenzo Sacca da Facebook. Per vincere un campionato bisogna ragionare, soprattutto nella parte centrale dei campionati. Bravo, ma anche verso la fine. Però in realtà dipende dai campionati, perché in questo campionato in cui il vincitore ha 160 punti, ci sono dei momenti in cui non devi ragionare perché ti servono, cioè ti bastano, c'è una differenza eclatante fra fare primo e terzo. E questa è una cosa che il buon Bezzecchi sa perfettamente, visto il risultato di Valencia, che è il primo che probabilmente mi darebbe ragione a riguardo, ma anche perché è appena entrato alla parte dietro, se sentivo so, ma no, quanto mi tira il cuore. Io lì ero in lacrime dalle risate. Quello veramente mi ha fatto sentire male. Però in questo frangente, forse qua capitalizzare magari 5 o 6 podi sarebbe stato più importante che fare ottavo, nono, decimo, come fa Andrea Dovizioso. Anche se poi mettiamoci pure che Andrea Dovizioso, grazie a questa strategia, sta mantenendo Ducati viva per quanto riguarda il titolo costruttori. Sono a pari Però punti, andiamo vero? adesso. Sì, ed è uno scandalo, secondo me. Ma possiamo andare oltre anche qui. Vediamo un secondino. Mamma mia, guarda, vabbè. Poi, allora, aspetta perché Giacomo fa Gareth Gerloff primo intanto in SBK nei test. Ne parliamo dopo di questo, ne parliamo dopo. Abbiamo l'ospite giusto. Questa sera ho preso una chicchetta importante che ci chiama direttamente da Jerez. Giulio, se Yamaha Factory non volesse far vincere Petronas, basta gli dia la moto di quest'anno. Bravo, è un'ottima idea. Ma è meglio che non la diciamo troppo alta voce, perché se ti sente mai un regalo ti viene a cercare a casa. Andiamo oltre. Il primo avversario per un pilota è sempre il compagno di squadra. Ni. Sì, però in realtà dipende dalla situazione, nel senso è Più valido nelle per macchine Nibali che e nelle per moto, Mir, secondo me. però dipende un pochino. Secondo me questo è un po', non voglio dire che è un luogo comune, è un po' una cosa difficile da seguire. Secondo me è un avversario come tutti gli altri. Di contro hai il vantaggio che puoi seguirne, diciamo, sviluppi e roba del genere, lo svantaggio che se vince sta vincendo con la tua moto e quindi è peggio. Sì. No, diciamo che la si sente molto di più tra le macchine. Nelle competizioni su quattro ruote, il Sì. compagno di squadra è percepito come davvero il primo avversario, tant'è che se ci fai caso, anche le grafiche a livello televisivo pongono i confronti chi ha fatto meglio in qualifica, chi ha fatto meglio in gara. Nelle moto difficilmente succede questo. C'è un ambiente un po' più unito all'interno della squadra, a meno che non sei Rossi contro Lorenzo. Diciamo che... Diciamo che quello è l'unico frangente in cui la differenza si sente un po' di più. Poi Esatto. continuiamo perché fra poco dovremmo avere il primo ospite in diretta. Mandiamogli un messaggino, vediamo come sta messo. Dov'è? Eccolo qua. Allora, e adesso vediamo qual è la situazione. Dunque, poi Vincenzo Sacca. No, anzi, aspetta, Enrico Mori prima. Bravo, boss, grazie per seguirmi perché ovviamente sono un po' rimbambolito a quest'ora. Passatemi il termine per non dire parolacce. Bravissimo, altrimenti con i se e con i ma sai quanti campioni del mondo. Mirra è campione del mondo 2020. Perfetto. Esatto, stop, punto e passiamo al 2021. Andiamo al 2021 e vediamo che succede. Poi Giacomo ci conferma che Olivera ha girato ma con moto stradali. Poi Giacomo ci dice dove hai preso questa notizia, che la vogliamo vedere. Allora, poi Parente di Oliveira. Enea in Moto2 non rientrava perché sui primi. Allora, Enea in Moto2 non rientrava sui primi perché non aveva il passo, per la No, motivazione. non ha mai avuto il passo, ma in generale nelle ultime gare ha fatto fatica, perché poi Valencia 1 ha provato la morbida davanti e non andava. Valencia 2 ha provato la dura e non andava nemmeno quella. Però cioè, in mezzo c'è sta Capito? la media, magari facciamo uno step per volta, no? Sì, certo, capito. No, no, non c'è la media sulla Moto 2. Ah no, c'è solo dura e Davanti morbida. c'è dura e cioè sono identificate come dura e soft, dura e morbida. Non Ah, c'è pensavo che la Pablo media. doveva Poi risparmiare. la mescola, in realtà, credo che la gomma anteriore sia una media tra la gamma Dunlop, Ok. però viene identificata, cioè noi la identifichiamo come dura. Banda gialla o banda nera? Questo è. Ok, perfetto. Andiamo a vedere Quindi. poi oltre. Giacomo D'Arold, MotoGP, Moto3 e Moto2 avranno sessioni più lunghe venerdì. Mi pare anche giusto perché, insomma, considerando il grado del circuito, eccetera, eccetera, effettivamente ci può stare come situazione, non mi meraviglia più di tanto. Poi, Enrico Mori, Portimão secondo me può essere pericolosa per i track limit, non avendo riferimenti con tutti i sali scendi, il verde verrà pestato parecchie volte. Che ne pensate? Ma non è un problema che si è mai posto più di tanto in Superbike, onestamente, che è tanto tempo che ci corre. Quindi ti direi che
forse l'ultima curva può avere la stessa, diciamo, pericolosità, passami il termine, come quella del Red Bull Ring, perché diciamo come forma e contorno sono tanti diversi, però in realtà meta, a parte quella, cioè curva Dipende due. anche secondo me dal vento, perché Portimão è una di quelle piste in cui il vento, soprattutto quando obliquo, ti porta molto largo nel momento in cui esci dalla curva, entri o percorri la stessa. Quindi secondo me quella potrebbe essere una variabile che ovviamente se arriva dall'interno poi porta il pilota largo e va oltre, ma penso che la carreggiata sia abbastanza larga per non avere problemi di track limits. Sicuramente in Moto3 ne avremo. Moto 3 penso che qualche avvertimento, long lap penalty, possa arrivare come succede spesso. Non lo so, non. Un secondo, Fausto? Eccoci, ciao. Senti, entri sul link o vuoi fare per telefono? Dimmi tu. Vai, vai, chiamami con la diretta, grazie mille. Eccolo, sta arrivando il nostro ospite delle 19:30, sta arrivando adesso, quindi finiamo un attimino di sviscerare questa cosa, Matt. No, dicevo appunto, il discorso è quello. Non credo ci saranno troppi problemi con i track limits. E poi bisogna vedere in gara con le condizioni della pista, con il vento, con l'usura degli pneumatici. Però anche in base alle esperienze della Superbike non ci sono mai stati problemi. Anche perché poi il cordolo è abbastanza largo. Quando tu vai sul cordolo esterno, mi sembra di ricordare, anche in base all'esperienza della Formula 1, che il cordolo Sì, all'esterno delle curve tutta la pista è comunque molto sia larga, molto quindi largo, così come la esatto. carreggiata. Ah, e poi non Quindi non c'è un dovrebbe vero essere. vantaggio nell'andare largo, cioè non è No, una anche di perché sono quelle tre curve curve che ti portano destre, tanto quindi fuori. no. No, non ha nel frangente, non ha senso perché ti permette solo di allungare, in più la pista tende a sporcarsi molto perché Portimão non è molto utilizzata, in realtà, essendo abbastanza fuori mano. E qua ci chiedono alcune cose, tra cui in calendario vorreste Portimão o Estoril o tutte e due? Vabbè. Per me l'Estoril è un cartodromo, però, Matt, nel senso, cioè, fra Estoril e Valencia, a mio modesto parere, siamo lì, c'è quella chicane interna dell'Estoril che a me è Assolutamente. Il vecchio Estoril è superiore con la parabolica che portava fino a il Eh? nuovo carino, però preferisco Portimão. È una montagna russa Immagino. praticamente Portimão. Allora, aspetta, perché proprio in questo momento dalla regia il nostro boss ci dice che è appena arrivato per essere qui con noi per la seconda parte di questa puntata. Diamo il benvenuto appena entra qui in diretta, lo possiamo vedere qui sotto. Eccolo qui, Fausto Gresini. Ciao Fausto. Aspetta, non ti sentiamo, non sentiamo l'audio. C'è il microfono attivo? No, ancora no. Vedo il labiale però. Ecco, vai. Ecco. Eccolo! Ciao, come stai? Ciao, ciao a tutti. Ciao, bene, bene. Come Ciao, va lì? Sei Fausto. già a Portimão? Sì, in Portimão. Come è Arrivato. stato il viaggio? Bene, 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 molto bene. Ci sono stati Diretto a problemi? Roma, No, ma tutto dai. a È normale qua. posto. Condizioni meteo? Buone, per il momento buone, molto caldo, mezza maniche, si sta da Dio. Va Sembra bene, il primo che un'altra dice cosa. che non scalda le Michelin in realtà sta dicendo una sciocchezza questa volta, allora In dai. questo momento sì. Senti Fausto, parliamo un pochino dell'ultimo weekend e soprattutto anche di questo che arriva perché poi sarà l'ultimo della stagione. Come hai visto le prestazioni di Aleix in questo frangente? Beh, guarda, devo dire che lì ha fatto un'ottima gara, è andato veramente tutto il weekend molto, molto veloce. Peccato per il primo weekend di Valencia, dove aveva anche lì la possibilità di fare molto bene. E purtroppo si è steso il primo giro, però devo dire che domenica è stato molto bravo e ha fatto secondo me una grande gara, quindi sono felice per lui. In quella pista siamo stati particolarmente veloci, molto vicini ai migliori, e adesso dobbiamo confermare qua in Portogallo, che è una pista, diciamo, che non abbiamo, dove non abbiamo mai corso con la MotoGP. Senti, ho visto comunque la prima fase di gara di Aleix, un passo gara che comunque gli permetteva veramente di stare all'interno del top 5. Non sembrava comodissimo, però non sembrava neanche tanto impiccato. Poi c'è questo problema della seconda parte di gara in cui però probabilmente il posteriore si consuma un po' troppo. Come mai l'Aprilia ha questa tendenza ancora un pochino nella seconda parte di gara a perdere un paio di posizioni a livello di passo? Beh, perdiamo un po' perché siamo troppo impiccati nella prima parte, quindi finché la gomma ti sostiene di più e riesci a, diciamo, mediare meglio. Gli altri magari hanno un po' più di possibilità di controllare e di aspettare.
e quindi quando vai hai il drop della gomma, ovviamente anche se con l'elettronica li vai dietro, ma non è sufficiente, quindi ci manca ancora un pochettino qualcosina per essere ancora più incisivi, ecco. Non tanto, ma ancora qualcosa manca. Senti, invece parlando un pochino pure delle altre categorie, Alcoba invece questa volta è stato abbastanza lontano, insomma, dalla vetta, non è riuscito a trovare la quadra per quanto riguarda il setup. Parlavano tutti quanti comunque di un vento molto fastidioso sia per Moto3 che per Moto2. È vero, diciamo che soprattutto con un paio di cadute si sono staccati dal gruppo, poi hanno girato in realtà come il gruppo davanti e quindi una volta che si è sgranato il gruppo non erano più in grado di andarlo a prendere, ma hanno girato come un gruppo davanti, quindi peccato per quella caduta dove li ha rallentati e non hanno potuto fare la gara che avrebbero voluto. Diciamo che sicuramente si poteva fare meglio in quella gara, anche se ovviamente per vincere non se ne parlava. No, vabbè, poi la Moto3 purtroppo il problema è che è un allotto, quindi è la roulette russa dei primi giri e poi dopo bisogna un pochino capire quello che succede davanti perché poi si è parlato veramente tanto anche di cadute strane, anche la Moto2 per dire ha avuto tanti problemi per quanto riguardava il grip, si è vista anche la caduta di Lose durante le qualifiche, insomma comunque è una situazione complicata e invece Nicolò si è Cose trovato... diverse però sono cose diverse. Tanto volevo dire che comunque con Jeremy Alcoba ha fatto Rookie of the Year e quindi mi fa piacere perché è stato il miglior debuttante dell'anno in Moto3, quindi ovviamente è un piccolo riconoscimento di un Mica buon tanto lavoro piccolo. fatto da questo ragazzo che merita e che speriamo prossimo anno possa essere mo ancora molto più incisivo. No, per quanto riguarda Moto2, guarda, devo dire che so per certo che la caduta di Sam non è imputabile alle gomme, ma soprattutto al cambio. Sai che lì con la Moto2 c'è un po' il problema sempre del cambio, se vai a cambiare veloce alcune volte fai fatiche a inserire A bene la tenere il massa rapporto, e sì. alcune volte i piloti purtroppo, grazie a questo piccolo inconveniente, ahimè, ci mettono E la poi se caduta sfogli al davanti. centro curva c'è poco da È un fare, casino. Infatti, la Moto2, diciamo, bisogna essere molto precisi col cambio. Quando vai molto veloce, che devi cambiare veloce, un cambio stradale fa fatica a starci dietro. Questo è il vero problema. E quindi dici ogni che serve tanto un veniamo fuori aggiornamento? cadute anche, diciamo, gratuite da questo punto di vista, dove magari imputiamo al pilota un errore, in realtà Quando non è invece è un proprio così. problema, ma pensi che ci serva un aggiornamento per una cosa del genere? Perché è chiaro che il propulsore della Triumph viene effettivamente derivato dal modello 765, che poi in realtà è quello della Street, non è neanche quello del Daytona, quindi è proprio della Naked stradale. Poi, dopodiché, però, avevano parlato di un motore fatto appositamente per la Moto2, e quindi uno si aspetta che pure la componentistica interna in qualche modo venga rivista al No, rialzo per certe cose. il cambio è il cambio, diciamo, di serie, quindi non è un cambio, diciamo, pensato per fare competizione. Sicuramente facendo una modifica del genere, ovviamente sarebbe tutta un'altra cosa e sarebbe molto più comodo, molto più veloce, diciamo, l'inserimento delle marce darebbe meno problemi ai piloti. E questo già sarebbe un passo avanti. Passo la palla a Matt e poi dopo abbiamo anche una cosa come una ventina di commenti per te, Fausto. Quindi preparati, scalda l'ugola perché c'è da dire. Vai. Buonasera Fausto, piacere di Ciao. conoscerti. Mi Piacere mio. sposto soprattutto sulle categorie minori. Abbiamo visto Jeremy Alcoba fortissimo, solido soprattutto in gara, e molto costante e concreto. Cos'è mancato invece a Rodrigo? Perché ad esempio Aragon era tra le prime tre posizioni, primo, secondo, terzo, si stava giocando il primo posto. Però come è successo spesso in questa stagione, nella parte finale o centrale di gara fatica un po' troppo. C'è un motivo tecnico, un motivo che deriva dallo stile di guida o c'è altro? Guarda, voglio essere molto chiaro anche su questa cosa qui. Io credo che Gabriel abbia un potenziale alto. È vero che lui va veloce fino a metà gara e poi nella seconda parte di gara sempre un drop, per poi anche addirittura ricrescere nel finale. Sembra che nel corpo a corpo un po' perda di efficacia la sua o di lucidità. Dobbiamo lavorare su quella parte lì, che è una parte importante, ma non così impossibile da poter migliorare, diciamo. Io credo che serve solo un po' più di convinzione, cambiare un pelino lo stile di guida e con alcuni accorgimenti io credo che lui sia un pilota completo,
un pilota che è in grado di stare con i migliori di queste categorie e lottare per un risultato molto migliore di quello che in realtà fino ad oggi è riuscito solo a farci vedere. Ecco, quindi ovviamente questa cosa mi fa sempre un po' incazzare, si dice, perché mi piego, perché ovviamente anche noi diciamo sempre, ma perché? Perché ce l'hai ma poi non lo fai, no? La gara è fatta di 20 giri, 30 giri, bisogna farli tutti forte. Lui lo può fare, ma alla fine, quando nel corpo a corpo, perde sempre qualcosa, perché di efficacia non solo, ma anche di motivazioni sempre. Quindi fa dopo quei 3-4 giri piani nel momento decisivo della gara e lì perdi la gara, non c'è niente da fare, inesorabile. Molto chiaro. Per quanto riguarda dobbiamo lavorarci. Di Gian Antonio tornerà in Gresini nel prossimo mondiale, però qualche voce lo ha portato addirittura sempre in Gresini verso la classe regina, verso la MotoGP. Un paio di domande peraltro anche di ragazzi. Esatto. Vai. È un'ipotesi effettivamente concreta? Beh, intanto sono contento di riportare nella famiglia Gresini Racing Fabio, che ovviamente stimo molto e ha iniziato la sua carriera con noi. Ovviamente noi abbiamo fatto un progetto a lungo termine, quindi di 2 anni, partendo dalla Moto2 e arrivando alla MotoGP. E al momento diciamo che non ho parlato ancora con i vertici Aprilia, però l'intenzione mia è quella di continuare col progetto che avevamo, ecco. Ok, gentilissimo. Adesso questa poi la vediamo, questa cosa di Pilota Aprilia, perché chiaramente si è liberato un buco, però con questa ci chiudiamo. Prima leggiamo un paio di domande agli ascoltatori, perché sono 2 pagine e quindi può diventare lunga la cosa. Allora, Giacomo Tarot, abbiamo appena risposto per quanto riguardava Fabio Di Gianantonio. Enrico Mori dice, per Fausto, sicuramente a Coppa sta crescendo bene, purtroppo Rodrigo manca regolarità, ma com'è il rapporto tra i due? Anche perché domenica Gabriel è risalito forte, era davanti al gruppo degli inseguitori, al Coppa l'ha infilato facendogli perdere un po' di tempo. Però sono ragazzi, ci può stare, no? Beh, io credo che, perché la competizione deve essere sempre al centro, no, dell'agonismo, quindi ovviamente si stimano, ma ovviamente Gabri comincia anche a temere un po' Jeremy, perché comunque Jeremy sta dimostrando e ha dimostrato di essere un pilota forte e veloce, quindi ovviamente c'è buon e sano agonismo all'interno della squadra. Credo che questo serva soprattutto anche da stimolo per entrambi, per spostare sempre gli obiettivi, quindi per me questo è un segnale positivo solo. Tant'è vero che Giacomo addirittura dice: Jeremy Alcoba si gioca il titolo del 2021, segnatevelo, ha un grande capo tecnico come Ivano Mancurti ed è fortissimo, quindi tutto sommato lo dà bene. Però ti chiede anche un'altra cosa, Fausto, perché dice: come pensi di gestire i due galletti? E ovviamente se ne parla di Niccolò e di Fabio, perché effettivamente hai preso 2 bei peperini come carattere, non sono proprio, diciamo, i più low profile del paddock, mettiamola così. Beh, l'ho già fatto con Fabio e con Martin, abbiamo già esperienza. No, cioè, sei skillato. 23 anni di attività, ho gestito piloti come Colin Edwards e Seth Gibernau insieme in squadra, quindi diciamo che l'esperienza mi porta a far pensare che ci riusciremo come ci siamo sempre riusciti, quindi io credo che questo sia, come ho detto prima, un po' vale la stessa cosa di Moto3, che è ovviamente quando hai una squadra forte e buona c'è un sano agonismo all'interno della squadra. Ovviamente si possono creare delle situazioni di tensione, ma questo fa parte del gioco, ragazzi, quindi non sono preoccupato per questo, semplicemente bisogna gestirle. Se anche posso, una domanda al volo? Vai. Zannoni arriverà nel mondiale? Zannoni per il momento, per quanto mi riguarda, no, perché noi non abbiamo lo spazio, abbiamo già definito le cose. Ovviamente mi sarebbe piaciuto portare avanti anche una questione mondiale con Kevin, ma purtroppo, come tu sai, fare il campionato del mondo non è così facile, poi, e quindi c'hai delle cose delle priorità, diciamo, che poi non sempre puoi spiegare tutto a tutti e devi per forza fare in maniera che tutto funzioni.
Ok, Senti, Fausto, grazie chiudiamo la cosa con una domanda. Ovviamente, a me piacerebbe tanto chiederti di Lorenzo Savadori, perché per noi è un amico proprio delle puntate, lo vedo spesso e volentieri ai vari paddock, e quindi sono contento che abbia questa esperienza. Però la domanda, quella più importante adesso, che preme a tutti quanti, è che ormai è definita la questione Iannone. Ovviamente l'ultima gara la farà Lorenzo, ma poi l'anno prossimo che facciamo? Ma guarda, è una domanda che devi fare Ad non ad aprile, più che altro. aprile, perché io sostanzialmente non decido queste cose, quindi sono loro che portano avanti la questione piloti, sono loro che prendono le decisioni, le scelte, sono tutte scelte fatte da aprile, quindi io sono un po' spettatore come voi da questo punto di vista, quindi semplicemente dobbiamo vedere chi sarà il pilota Aprilia in questo caso. Ovviamente credo che Lorenzo abbia fatto in queste due gare, nonostante la posizione, comunque un buon lavoro, perché comunque non è facile debuttare in No. MotoGP dopo che i piloti di MotoGP hanno già disputato tutte le Tutto il gare, campionato, certo. meno due, insomma meno tre, e quindi ovviamente tu arrivi, non hai quel tipo di esperienza. È un approccio molto impattante. I piloti di MotoGP vanno tutti fortissimo. Ovviamente la moto è una moto ancora più evoluta rispetto a tutte le altre moto che Lorenzo ha sempre guidato, e quindi ci sono molti aspetti anche di setup, di messa a punto che fanno la differenza, e che serve anche lì tempo per sistemarsi. Quindi io credo che francamente sono contento. Al di là del risultato proprio, ma dei tempi fatti da Lorenzo, e lo vedo in crescita, e questo mi fa enormemente piacere. Per quanto riguarda ovviamente il pilota che Aprilia sceglierà, sarà Aprilia che sceglie, e ovviamente cercheremo di fare il massimo perché il prossimo anno possa essere un anno migliore possibile, insomma. Che è una cosa importante, perché l'anno prossimo si riuscirà È un forse ad anno avere un minimo. importante anche per Aprilia, perché comunque ha bisogno di avere due piloti con esperienza, forti in pista per sviluppare. È un anno credo molto importante anche per loro, quindi sicuramente quest'anno hanno fatto un buon lavoro, ma qua in MotoGP non basta mai. Eh no, anche perché poi l'anno prossimo sarà ora di avere il primo podio sull'asciutto, perché insomma, voglio dire, ormai sono anni che il progetto va avanti. È chiaro che l'anno scorso c'è stata questa modifica importante a tutto quanto il progetto, e quindi è quasi come ripartire da zero, però è il momento in qualche modo di capitalizzare, no? Manca solo Aprilia sul podio, e quindi ovviamente tutte le altre case l'hanno già fatto, quindi ovviamente io spero di poter gioire con loro presto a un risultato di questo genere, che credo per l'impegno che ci hanno messo sia comunque un orgoglio. Per me sarebbe anche un bel segnale per tutti gli anni che abbiamo fatto fino ad oggi insieme, insomma. Allora, continua ad arrivare domande, però ne facciamo soltanto un'ultima campione proprio al volo, sempre da Giacomo D'Arold, perché ovviamente per quella di Kevin e quella di Davis non c'è risposta in questo frangente. Però così, pronostico secco, Fausto, vincitore della Moto3 e della Moto2 a Portimão. Beh, del campionato nel mondo, dici? Intanto vediamo la gara, poi dopo ci stanno tutti gli intrecci, Gara diventa molto complicato. difficile dirlo, perché qua in realtà non hanno i piloti di Moto3 e Moto2 non ci hanno girato mai, quindi è un po' nuova per tutti. Io credo che in Moto2 Bastianini sia, diciamo, quello più avvantaggiato, fra virgolette, perché poi normalmente quando giochi un campionato del mondo è facile anche farsi venire il braccino, come si dice in gergo, no? Ci È facile sta, eh. la gara decisiva del campionato del mondo, quindi non sarà una gara facile. Beh, aspettiamoci anche magari anche Moto3 qualche sorpresa, perché comunque non tutto è scontato. Moto3 è ancora più difficile, credo, perché sono tutti più vicini ed è ancora più facile fare un risultato meno importante con pochi punti che possono determinare un campionato. Certo, quindi ci sarà tanta strategia. Va bene, noi ringraziamo Fausto Gresini che ci ha tenuto compagnia e ci ha illuminato su svariate cose importanti. Ovviamente ti saluto anche tutti i nostri ascoltatori, ma non saprei neppure dove cominciare a citarli, sono 10 pagine di commenti, quindi ti salutano un po' tutti quanti. Fausto, ci aggiorniamo per il rientro dopo Portimão, così vediamo anche un pochino di fare il tot della situazione Grazie.
Con piacere, quando così rispondiamo alle altre domande che poi saranno vecchie, quindi ne faremo delle nuove, dai. blocco. Ma tanto qua, se te, se rientri fra un quarto d'ora, ci stanno altre 20 pagine di domande, vieni tranquillo, insomma. Grazie Fausto, grazie Va bene, mille. Ragazzi, buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, domande calzanti, dai. Fausto, diciamo che effettivamente come esperienza di gestire Galletti qualcosina la puoi insegnare, ma penso a metà a tre quarti del paddock, direi. Ah, ma come esperienza penso che, ma anche di tutti, episodi positivi e negativi, possa insegnare molto a qualsiasi tipo di team manager, team principal, anche solo per quello che ha passato, secondo Sì, beh, poi me. oltretutto ricordiamoci sempre che il team Gresini è uno dei pochi che ha struttura in tutte e tre le categorie, quindi in qualche modo anche questo secondo me fa anche tanto la differenza, non tanto per i mezzi economici che chiaramente devono sostenere le squadre, ma Esatto. se Aprilia ti dà la gestione della moto ufficiale, evidentemente qualcosina ci dovrà essere, no? Ma come succedeva anche con Honda, Sì, ma siamo, infatti siamo lì secondo me. lo No, standard è sono quello. dei Allora, spunti molto interessanti. A stretto giro dovremmo avere il prossimo ospite che in realtà potrebbe fare anche qualche secondino di ritardo, lo sto aspettando perché sta chiudendo la sala stampa di Arezzo. Quindi io intanto gli faccio, anzi no, guarda, ecco, ho appena visto il messaggio, quindi direi che sta entrando tra poco. Nel mentre vediamo un attimino, perché ragazzi, voi continuate a scrivere proprio a rotella, io ogni tanto vi perdo qualche commento. Giulio Carta e Giacomo da Roda, Kevin farà il CEB. Allora, era una domanda penso per Fausto, Fausto, sì. Però voglio quindi sapere la tua opinione. secondo me è l'unica strada, altrimenti cosa va a fare? Ha vinto un mondiale, il campionato italiano velocità, quindi io pensavo andasse direttamente in Moto3 con Gresini a sostituire Gabriel Rodrigo, no? Al posto di Alco insieme ad Alcoba. Credo che il CEV sia l'unica strada percorribile da Kevin Zannoni. Chiaramente. E poi dopo abbiamo Giulio Carta che dice: Davis arriva, e qua Giulio si apre. Un altro discorso un po' più complicato perché la seconda sella di Aprilia è una sella molto complicata. Arriva da un problema avuto da un altro pilota e soprattutto è vero che Davis è un gran pilota, anche visti i risultati in Ducati, è altrettanto vero che probabilmente non è a livello sufficientemente elevato, cioè non ha una moto così eclatante in cui potrebbe fare la differenza, cioè ad Aprilia serve qualcuno che faccia differenza, lo Iannone della situazione per Aprilia era fondamentale. Anche per la prestazione singola, cioè ti sfascia 15 carene a stagione e va Filippo bene, Island. però ti arriva a podio correndo Sì. sopra i problemi, correndo e dandoti una linea di sviluppo migliore. Aleix Espargaró non ce ne voglia, fino adesso di podi non ne ha fatti, E quindi sai anche perché, inaspettato. secondo me, perché Vai. avere quella prestazione singola, magari una gara su 19 fatta bene, ti dà l'opportunità di farti vedere. Gli sponsor a livello di immagine, gli investitori sono sempre pronti a seguirti. Anche se è un pilota che effettivamente non concretizza, però è forte. Effettivamente, oggettivamente, Iannone era forte, poi concretizzava poco, ma Iannone era un pilota giusto per far vedere le prestazioni di Aprilia, il top del top, e poi piano piano arrivare alla Costanza, a uno sviluppo un po' più concreto. Comunque, a livello di sostituti se ne è parlato davvero da 2 settimane. Sono usciti Bezzecchi, Di Gianantonio, Canet, anche addirittura Canet per dirti. Perché Canet è stato consigliato da Max Aspettare un Biaggi. secondo perché abbiamo un ospite che in realtà doveva esserci prima. Andrea? Ciao, come stai? Bene, tutto bene. Senti, siamo quasi in chiusura, c'è l'idea di 10 minuti volanti? Vai, ti metto in via voce. Allora, ragazzi, collegato e sento che secondo me è a cena perché sento il rumore di forchette, mi sa, non lo so. Andrea, dove sei? Buonasera, mio figlio di giocare a calcetti in hotel, qua in Portogallo, Ma come a giocare a calcetto? Vi giocate il mondiale fra un po', settimana prossima avete ancora giocate a calcetto e vi fate male, prendete il resto però, eh. Ecco, lo ha detto, eh. Ragazzi, Andrea Migno con noi in diretta dal paddock. Come va là? Com'è il tempo? Si sente poco, Alex. Almeno io sento poco. Allora, vediamo se così lo sentite un po' meglio. Lo sto mettendo proprio di fronte al microfono. Ovviamente per problemi tecnici non c'è modo, ha finito internet, non c'è modo di collegarsi ovviamente in diretta video. Senti, Andrea, ci dici un pochino com'è andata a Valencia? Perché non è andata malissimo, no? Valencia 2, primo
trovato qualcosa che ti ha aiutato a fare meglio e non è andata poi così male, anche se appunto non eravamo veloci per lottare con i primi, ma dai, abbiamo fatto una bella gara, adesso grazie ancora a me per continuare. Ecco, qua abbiamo anche degli ospiti, tra cui Giacomo e Giulio, che ti salutano in diretta. L'altra domanda, amico, poi così ti lasciamo giocare a calcetto con tranquillità. Senti, com'è Portimão? Come la vedi? Come pensi che andrà? Poi la pista, che dico tutti, che sia bellissima, io non per me è andato, però oggi sono andato a vederla e sembra molto molto bella anche da fuori, quindi vedremo durante il weekend come sarà. Senti, ovviamente per quest'anno il campionato diventa un pochino complicato, diciamo, da gestire. Cosa pensi, come pensi che andrà l'anno prossimo con lo Snipers? Ma sono molto fiducioso, non vedo l'ora di riniziare già il prossimo anno per vedere come, cosa posso fare con la Honda, più che altro, però dai, sono fiducioso, vediamo come andrà, sono fiducioso però. Peraltro Giacomo Darod ha detto che da te si attende almeno un podio, quindi voglio dire, neanche a Tito, ti tocca, adesso ti tocca per forza arrivare nella top 3, cioè non hai alternative, te l'ha detto Giacomo, lo devi fare per forza. Ma volentieri, firmerei adesso, quindi speriamo di accontentarci entrambi. Va bene, dai, torna tranquillo a giocare, ci aggiorniamo magari dopo le gare, così ci prendiamo un po' più di calma e vediamo come è andata tutta la stagione, va bene? Va bene, a presto. Grazie, ciao, un abbraccio. Ciao. Sì, i ragazzi sono impegnati, era un po' la spinta, stavo giocando a calcetto, ragazzi, diciamo, allora, che sta, hanno un motivo valido. Perché tu lo stai giocando a calcetto, scusa, inizia a scalare tutti i livelli. Senti, pronto, ci senti, mi sentite? Sì, sì. Ah sì, tu? Scusate, sì, ora vi sento bene, scusate. Allora, Emilio sta giocando a calcetto, perché tu non sei a giocare a calcetto, scusami? Io? No, io non giocavo in porta, ma a calcetto poi ho smesso, perché in porta a calcetto ci si fa del male. E quindi... è quello che abbiamo detto anche Andrea Migno. Ragazzi, è con noi Carlo Baldi, in diretta dai test, lo potete leggere dietro, da Jerez, anche il dietro. Ciao Carlo! Ciao a tutti, come state? Tutto bene, tutto bene. Bene. Fa freddo, mi hanno detto invece che lì comunque in zona iberica si sta un po' meglio. Ma qui oggi a un certo punto ho tolto la felpa, ho messo la maglietta perché fa veramente caldo e quindi meglio così, insomma ha fatto oltre i 25 gradi, per cui bene. Beh, veniamo a fare le vacanze a Rez, ragazzi, preparate tutti quanti la valigia, prendiamo il biglietto e andiamo tutti quanti a Rez, anche se poi in realtà Carlo non è lì per le vacanze e neanche tutti coloro che hanno il box sotto la sala stampa. Ci dici qualcosina dei test, che cosa hai visto Carlo oggi? Ma allora, abbiamo visto un Gerloff veramente in gran forma, secondo me esaltato anche dalla sua comparsata in MotoGP sulla moto di Valentino Rossi. È arrivato qui completamente galvanizzato, molto veloce, e ha dato oltre 3 decimi al cannibale, a Jonathan Rea, quindi tanto di cappello all'americano. Rea, che comunque non ha fatto il miglior tempo, a mio parere, soltanto perché oggi aveva da provare un motore. In casa a Kawasaki negano fino alla morte, perché la nuova moto verrà presentata, mi risulta, il 23 novembre, quindi fino ad allora non possono dire che stanno già provando qualcosa, no? Da buoni giapponesi, logicamente. Però ho parlato con più di un tecnico, insomma, anche fornitori, insomma, siamo riusciti così a strappare un po' di notizie. Che mi dicono invece che oggi Johnny ha provato il motore del 2021, motore con un'elettronica vecchia, cioè la moto vecchia col motore nuovo. Ora, detto così sembra un po' semplice, ma è quello che è successo. Questo gli ha impedito di tirare al massimo, cioè oggi non era importante fare il primo tempo, comunque ha fatto il secondo, che non è certamente poco, no? Però Carlo, praticamente cioè in realtà aspetta, ci senti ancora? Sì, ti sento, scusami, stavo perdendo l'auricolare.
tranquillo. In questo frangente però mi viene da pensare quindi che il motore della Kawasaki 2021 entri sullo stesso telaio 2020 e quindi il telaio della 2021 non sia così diverso? Allora, dicono che sì, allora la moto è un'evoluzione, perché hanno sempre detto, anche Johnny l'ha detto più volte, non sarà, scusate, posso togliere la mascherina ora perché sono da solo, scusatemi. dicevo appunto, sia Johnny che anche i tecnici della Kawasaki hanno sempre detto che non sarà una moto nuova. Di fatto avrà sicuramente un motore nuovo, più potente, un'elettronica evoluta, è un'evoluzione della moto vecchia, per cui non mi stupirebbe se il motore fosse, come dici tu, che proprio l'hanno messo pari pari, oppure queste mi torna un po' di più, che invece magari non ci siano dei componenti del motore già evoluti nella versione 2021, ecco. Però di fatto oggi i due Kawasaki, Alex Lowes e soprattutto Jonathan Rea, avevano qualcosa da provare, e una cosa che pochi hanno visto, però che fa pensare appunto che questa moto non fosse la solita, è che in pieno rettilineo Alex Lowes, quasi in quinta marcia, ha impennato la moto, ora non voglio dire come di il famoso Biaggi a Brno, ma insomma ha fatto un'impennata molto strana e poi l'ha ributtata giù in rettilineo, forse in quarta, se non in quinta marcia, quindi voglio dire, c'è qualcosa su questa moto ancora non da provare. Non con i cavalli che ha di norma la Kawasaki, insomma, no. Non con i cavalli che ci ho fatto vedere di norma la Kawasaki, quello effettivamente ci fa pensare un po' di più che c'è qualcosina di diverso. Allora, esatto. Passo la palla a Matteo, perché poi dopo ho un'altra pagina e mezzo di commenti, perché stasera stanno carichi gli ascoltatori, quindi sappi che tra poco ci partassiamo. Vai, Matt. Buonasera, Carlo, piacere. Innanzitutto vorrei parlarti di... vorrei chiederti qualcosa su Gerloff, cioè qual è l'aria che si respira? Gli Stati Uniti che ritornano nel paddock, stanno piano piano ritornando anche nel moto mondiale. Abbiamo visto Cameron Bovier che il prossimo anno sostituirà Joey Roberts, c'è Joey Roberts stesso. Qual è l'aria che si respira con questo ritorno di piloti che sembrano competitivi e che rappresentano l'America? Ma sai, è un'area di gioventù, no? Perché innanzitutto sì, ben pochi si aspettavano un americano così veloce. Io per primo, mi dicono che in America, ecco, tolto forse Bobier e ora questo Gerloff che conosciamo, ma io fino all'anno scorso conoscevo poco, mi dicevano che gli altri, insomma, che il livello in America non fosse così elevato. E mentre invece Gerloff, ragazzi, è veramente, veramente bravo. È bravo e sì, ha riportato, come hai detto tu, la bandiera stelle e strisce in questa Superbike. Soprattutto se pensiamo che l'anno scorso lui non conosceva le piste, non conosceva la moto, gli avversari, non conosceva niente in pratica, è stato catapultato così in Europa e ha fatto una grande stagione, ha fatto dei podi, insomma è andato molto bene. Ecco, questo ci può far capire cosa potrà fare quest'anno, e già oggi l'abbiamo visto, quando invece conosce tutto, conosce il team, conosce una moto che non è diversa, o meglio, sarà sicuramente migliore rispetto a quella che lui ha usato l'anno scorso, perché quest'anno avrà la moto 2021, l'aggiornamento, l'anno scorso lui aveva ancora la 2019. Scusate, sto sempre litigando col mio auricolare che si sta... tranquillo, vai tranquillo. Quindi siamo qui un po', insomma, il bello della diretta. Stavo dicendo, però hai dato l'occasione per dirti che l'aria che si respira è un'aria particolare, perché molti si aspettavano negli anni passati che fosse qualcuno che arrivava dalla MotoGP, che fosse qualcuno di qualche grosso nome che poteva ostacolare o battere Jonathan Rea. Invece abbiamo visto che sia Redding che Bautista hanno fallito, cioè non sono riusciti a farlo, mentre invece secondo me gli avversari più temibili, specialmente nel 2021, ormai siamo già, diciamo, motociclisticamente parlando, da oggi nel 2021 per quanto riguarda la Superbike, arriveranno da Toprak Razatioglu, 25 anni, 26 anni, Garrett Gerloff, si spera anche dal nostro Locatelli, che è già andato abbastanza bene, ha ancora molto da fare, però voglio dire, sono le nuove generazioni quelle che probabilmente potranno dare del filo da torcere a Jonathan Rea, più dei vecchi, diciamo così, insomma, vecchi, tra virgolette, logicamente, esatto, più che i piloti ex MotoGP, insomma. È chiaro. Perfetto, allora, grazie mille.
C'è una caterva di domande, ma proprio tante tante, che adesso andiamo un attimino a vedere, anche se per dirti a quella di Giulio Carta e di Giacomo Darolt abbiamo già risposto, nel senso che Giacomo diceva impressionante Garrett, può lottare per il mondiale. Giulio rispondeva a Giacomo dicendo se la Yamaha sarà come quella di quest'anno, perché no? Io invece ho più dubbi sul livello della Yamaha piuttosto che sul livello dei piloti in questo progetto Carlo, perché è la moto più vecchia comunque all'interno del paddock. È vero che è stata aggiornata l'anno scorso, ma continua ad avere un deficit di una decina di cavalli rispetto a tutti quanti gli altri. In più, cosa che fino all'anno scorso sembrava una cosa di estetica e tutto quanto, non ha effettivamente appendici aerodinamiche, che in circuiti come sta andando, per dirti, la MotoGP adesso a Portimão, in realtà sarebbero importanti. Ma Yamaha sta rimanendo indietro, è un'impressione mia? No, diciamo che la Yamaha 2021 avrà qualche aggiornamento, però niente di rivoluzionario. Come hai detto tu, sarà alla fine l'ultima, credo. Ora sto pensando, vado, faccio così mente locale, ma Ducati ce le ha già le alette, diciamo. La Honda anche, e ce le avrà sicuramente la Kawasaki, quella che vedremo. La BMW, esatto. Nuova pure. La BMW, esatto. Quindi probabilmente rimarrà soltanto la Yamaha. Ma al di là delle alette... sì, diciamo che la moto ha ancora un gap. Sai, c'ha una cosa buona questa R1, che chi ci sale va forte, quindi vuol dire una moto tra virgolette facile, no? Tra virgolette, perché se ci salgo io non va forte, però ecco, anche Loris Bazza mai dire mai no, sicuramente no, ma voglio dire, anche Loris Bazza ci salì l'anno scorso, due anni fa, scusami, sì, allora no, non quest'anno, l'anno scorso, io sono già, ripeto, nel 21, esatto, comunque, e andò subito forte, in poche parole. Cioè, chi va su questa moto, lo stesso Locatelli mi ha detto, sono già arrivato a un buon livello. Ora chiaramente si tratta poi di limare quel famoso secondo e mezzo, e lì è la parte difficile, però è una moto abbastanza semplice che va forte più o meno in tutti i circuiti, quindi in questo si avvicina alla Kawasaki, però sono d'accordo con te, è difficile vincere un mondiale con questa Yamaha, ci vorrebbe un aiutino da casa, come si dice nei quiz, un aiutino da casa Iwata, nel senso da casa Giappone. Madre ci vorrebbe un aiutino. Poi dopo, esatto, ci sono insieme di domande, ragazzi, vi dico direttamente il volo. Tra i vari Giulio e Giacomo, che comunque né BMW né Ducati hanno ancora corso. BMW non è ancora arrivata, la M1000RR ancora non è arrivata al team, e quindi non hanno ancora girato, ma probabilmente gli è arrivata e si stanno nascondendo. Ducati sicuro che non ha voluto girare per non avere direttamente la comparazione, quantomeno. Ma no, sai, Ducati, allora, il campionato 2021, se va bene, incomincia, se va bene come tutti speriamo, logicamente, incomincerà a fine aprile. Sì, ma a fine aprile. Quindi non è più come gli anni passati, che a gennaio si facevano le ultime prove, si caricavano le moto sull'aereo e a fine febbraio eravamo a Phillip Island e si correva. Quest'anno si corre in Europa... questo ora il calendario sta per uscire, ma sarà più o meno così, comunque sicuramente in Europa e a fine aprile, quindi hai tempo a provare, ecco. Quindi la Ducati se la sta prendendo comoda, e poi secondo me non ha ancora nulla di nuovo veramente da provare, no? Cioè, non è che deve testare qualcosa, che deve provare la Kawasaki, che infatti via di qua fra una settimana è a Aragon a riprovare, solo Kawasaki, anche lì non c'è nessuno. BMW, io non credo molto alla via tedesca, al racing, questa moto, questa M3, mi dicono che sì, è più competitiva, però è un grosso punto interrogativo, e poi è una moto nuova da sviluppare. Quest'anno hanno avuto la moto nuova, è stato un po' un buco nell'acqua, ora arriva quest'altra e anche questa è nuova. Aspettiamo, io sulla BMW sono molto... Però il marchio M comunque spesso e volentieri quando lo usa BMW lo usa soltanto proprio quando è sicura di quello che sta facendo, e da quello che mi hanno detto comunque a livello di investimento pure non si stanno facendo parlare dietro, quindi presuppongo che loro effettivamente abbiano un'intenzione seria. È chiaro che non ha senso però a questo punto non partecipare già dai primi test, perché vuol dire partire in ritardo pure quest'anno, no? Sì, ecco, il fatto che non abbia partecipato a questi test mi fa capire che ancora la moto, quella da pista,
non c'è, non è ancora pronta, diciamo, no? Perché sennò quale motivo c'era? E poi attenzione, doveva esserci la BMW, solo pochi giorni prima ha detto non ci verremo, per cui vuol dire che hanno trovato qualche ostacolo, c'è qualcosa che non quadra, che diciamo, non perché sennò non sarebbero qua come doveva, è certo, anche è perché certo. Poi non solo hanno la moto nuova, ma hanno un pilota completamente nuovo che sarà la punta di diamante, che è Michael van der Mark, quindi avrebbero dovuto esserci qua, esatto. o ad Aragon non ci saranno, si parla di gennaio, per questo mi lascia un po' scettico la casa tedesca, però vedremo. Vabbè, decisioni loro aziendali. Matt, tu ce n'hai una? Sì, abbiamo analizzato tutti i costruttori, a questo punto parliamo di Honda. Oggi ha un secondino più o meno da Yamaha, questa CBRRRR350R, come te la potresti immaginare in un percorso mondiale? Può essere competitiva, dar fastidio alle altre case giapponesi, oppure oggi magari nei test si è capito che c'è ancora tanto lavoro da fare? Ma guarda, io ho intervistato forse un'ora fa meno tutti e due i piloti, e tutte e due hanno detto la stessa cosa in tempi diversi, perché Bautista ha fatto una scivolatina, quindi ha smesso prima, Aslam ha girato fino a quando era buio, però hanno detto la stessa cosa, cioè siamo contenti finalmente di poter provare, perché quando è partita la moto nuova, c'è stato il Covid, si è bloccato tutto, abbiamo ripreso e ci siamo ritrovati in pista, per cui in pista nel senso di gara, scusate, ci siamo ritrovati a correre, a gareggiare. E parti al venerdì che devi adattare la moto al circuito, sabato c'è la prima gara, cioè non provi niente. Ora finalmente hanno potuto incominciare a fare dei test su questa moto, hanno potuto incominciare a mettere, diciamo, a testare, a provare, a installare, ecco, scusate il termine, non mi veniva, a installare tutti questi nuovi accorgimenti che da tempo aspettano, finalmente ora li provano, perché non li provi nel weekend di gara, non c'è niente da fare. E quindi io mi aspetto che il prossimo anno avremo una Honda molto più competitiva, i due piloti, insomma, Bautista e Bautista, ma anche Aslam sta andando molto bene. Sai, ho fatto un'analisi sulla stagione Honda dell'anno passato, no? E un dato su tutti, hanno finito tutti e due i piloti, uno davanti all'altro, mi sembra settimo, ottavo, nono, vado a memoria, con gli stessi punti. Cioè, questo vuol dire che la moto ora è quella. È quella, cioè, che di quello non va. No, esatto, non, cioè, ci puoi mettere su anche, non lo so, chi ti pare, Marc Marquez, poverino, e quella è la moto per ora. Quindi da lì cresceranno. Mi aspetto molto, così come non mi aspetto tanto dalla BMW, mi aspetto molto dalla Honda, perché ho chiesto per esempio ad Aslam, dico, ma tu senti la presenza della casa giapponese alle tue spalle, insomma, ti senti, siete protetto, ufficiali Honda, e mi ha detto sì, no, assolutamente sì, la casa ci sta aiutando, quindi ragazzi, se non va forte... Decide di guardare bene la Superbike, ringraziando Dio, era anche ora, sono 10 anni che lo diciamo, mica l'altro ieri, forse si sono svegliati un po' tardi, ma meglio tardi che mai. Esatto. Una domanda, Carlo, prima di chiudere il tutto, perché c'è Giro Carta che dice chi sarà l'uomo di punta Yamaha, Toprak o Garrett, ma io ti voglio aggiungere un'altra cosa, perché oggi in pista è sceso anche Kota Nozane, che in Giappone è trattato come il pupillo d'oro della casa, nel senso, loro se hanno un ritratto dentro l'ufficio o è quello di Kota Nozane o è quello di Valentino Rossi, e quello di Valentino Rossi recentemente è stato depennato per determinati commenti. Quindi parlaci anche un pochino di questo giapponese, come lo hai visto? Allora, non parla inglese, per cui l'ho intervistato attraverso la sua interprete, dopo 25 inchini, però insomma ci siamo parlati, anche se attraverso. Mi è sembrato uno abbastanza tosto, chiaramente ragazzi questo è stato veramente, cioè si è ritrovato sulla luna, nel senso che si è ritrovato in Europa, non aveva mai visto Jerez, non aveva mai visto la moto, quindi lui veramente ancora ci sta chiedendo dove sono, secondo me. Esatto, però mi è sembrato, ripeto, molto, molto, insomma, sa quello che vuole, mi ha detto che la moto è diversa ma non completamente,
che più o meno ha un, insomma, si aspettava questo tipo di moto, l'elettronica anche, insomma, non è una moto per lui completamente diversa, e questo è già importante, e dovrà imparare tutti i circuiti. Io non lo so, insomma, ecco, prevedo per lui un anno difficile, ma proprio difficile nel senso con tante cose da imparare, da fare, perché le piste europee sono toste, e questa pista, per esempio, mi diceva Gerloff, gli ho detto, ma insomma, oggi hai fatto il primo tempo, ma ti piace questa pista? Cioè, è una pista che ti piace? Mi ha detto, guarda, questa è una delle piste più difficili, più brutte, cioè, non è affatto la mia preferita. Dice, e però bisogna andare... sono abituati, su quelli che piace, sono abituati, cioè, a Rod America. Fermi tutti. Sono abituati a Rod, ecco, America. Lo fanno girare veramente, lo fanno girare Miller Motorsport praticamente, gli altri non dire che ci vanno tra una cosa e l'altra. Sì, però questo ti fa capire, cioè, e lui mi, bravo, ha detto... Esatto, mi ha detto Garrett, dice, però se vuoi vincere devi andare forte anche qua, quindi anche Cota mi ha detto appunto che la pista, insomma, è molto difficile, soprattutto mi ha detto i sali scendi, insomma, è una pista un po' particolare, una pista molto europea, no? È poco giapponese, però la cosa buffa, permettetemi, è tardi, ma almeno ci facciamo un sorriso, è che mentre nel team Pata Yamaha c'è Kota, di là abbiamo Pota, che è il Loca, Locatelli, no? Pota Bergamasco, quindi Pota e Kota, vediamo alla fine chi andrà più forte, insomma. Guarda, io parlo un po' di giapponese, mi hanno detto che è simile al Bergamasco, quindi secondo me loro due riescono in qualche modo a intendersi. Si capiscono, sì. Mentre l'interprete subito mi ha detto, ma dice, io gli faccio la domanda in inglese, ma lui può rispondere in giapponese. Ho detto, ma come no, ma io in giapponese so anche dire arigato, basta. Che mi sembra comunque già un insieme abbastanza elevato di... Allora, sì, le ultime domande, poi così chiudiamo. Qua dice Giacomo Dalode, si chiede, ma Axel Bassani correrà in Superbike? È uno dei candidati, diciamo, nel team motocorsa. Lui gli hanno fatto provare la moto a Estoril, non dico per caso, però insomma, avevano già programmato questo test. Alla fine ha detto, mettiamocelo su, ed è stato impressionato positivamente Lorenzo Mauri da Bassani. Il team sta parlando con i soliti, con l'Averty, cioè con quelli che sappiamo ancora, con lo stesso Baz, cioè purtroppo ci sono un po' di piloti poverini che devono ancora trovare la moto, e quindi Axel è uno diciamo dei candidati, però non mi stupirebbe se alla fine fosse lui, perché Lorenzo Mauri mi ha detto tempo fa, cioè dopo Estoril, mi ha detto, guarda, abbiamo due strade da percorrere, o prendiamo un pilota tipo l'Averty per fare un nome esperto e allora partiamo subito puntando al risultato, oppure magari portiamo un giovane avanti, lo facciamo crescere e vuol dire che punteremo al risultato probabilmente l'anno dopo, però sono due strade diverse, non è escluso, ripeto, è piaciuto molto a Lorenzo Mauri, questo sicuro. Allora, guarda, le ultime due domande volanti che le faccio io direttamente, così poi chiudiamo. La prima, questa proprio secca e decisa, Team Satellite BMW, si vede o non si vede? Non ho sentito, scusa, Satellite BMW? Team Satellite BMW, si vede o non si vede? Se ne è parlato tanto, è una bolla? No, sembra che ci sia, che il team di Jonas Folger riesca, abbia trovato il budget per passare armi e bagagli in Superbike. Anche questo mi lascia un po' perplesso, no? Perché se tu sei BMW, vuoi veramente vincere, hai preso Van de Mark e Tom Sykes, ti serve un team satellite, perché per sviluppare, quando devi sviluppare una moto nuova, devi avere due team, perché così hai due pareri diversi, hai due team, proprio due, nel senso di squadre di tecnici diversi che lavorano sulla stessa moto, hai diversi riscontri, no? Invece vanno a prendere un team che non ha mai corso in Superbike, tedesco, ecco, questa è l'unica cosa, diciamo, forse che quello, voglio dire, forse sarà quello, però insomma sembra che sia questo team con Jonas Folger e un pilota solo, anche perché diciamo, da quanto ho capito, hanno fatto un po' fatica, ma chi non la fa, a trovare il budget. Molto bravo Folger, tant'è vero che io speravo andasse in un'altra squadra, magari in una squadra, che so, un Barney anziché un motocorsa, mi avrebbe fatto molto piacere, perché secondo me lui è un pilota, e non solo secondo me, che può fare forte, però con quel team, moto nuova, team nuovo,
Beh, è pure vero che risparmia sul pilota, però, se il team è il suo ha risparmiato sul pilota, oppure al contrario, il pilota ha risparmiato sul team perché tanto il team è il suo, quindi non deve spendere. Esatto, però diciamo che non ha creduto tanto ai team privati italiani che si erano fatti avanti, lo so, e ha preferito rimanere diciamo in casa. Vabbè, okay. Scelta sua, cosa. Molto importante, secondo me, poi è una notizia anche abbastanza importante che è uscita recentemente, questa cosa dell'alleanza Dorna British Superbike, quindi Dorna e Eurosport, per la nuova Supersport. Dai, cioè, bella notizia, no? È una bella notizia. Normalmente era il CIV, lo è stato per la 300, a sperimentare le nuove regole e poi, diciamo, a fare la Dorna si fa l'esperienza sulla pelle dei campionati nazionali. Detto così è brutto, ma insomma, giustamente è così, non può buttarsi subito nel mondiale. Perché è una figuraccia, è più semplice seppellirla dentro una nazione che dentro un mondiale, insomma. Sai, arriveremo nel 2022 che sapremo, speriamo, come avvicinare le prestazioni di una MV Agusta 800, una Triumph 760, ora vado a memoria, una Ducati 950, quant'è, diciamo, moto completamente diverse, avrebbero dovuto farlo direttamente nel mondiale, veniva fuori un bel caos. Invece così lo provano in Inghilterra e bene, così almeno sapremo già come muoversi, perché nel 2022 questa sarà la nuova Supersport, cioè non più 600, ma moto da 600 fino a quasi a 1000, insomma. Ben venga il British che ci dà una mano. Meno male, guarda. Ultima cosa, Giacomo Darod chiede, Tankate con quale pilota? Ancora Loris Bass? Quale Tankate? Questa è la domanda, purtroppo, perché oggi la squadra non è il pilota, è la squadra che ancora non ha trovato il budget. Al momento ha confermato la sua presenza in Supersport, tra l'altro sembra notizia di oggi che De Rosa vada a correre con il team EAB, che è, diciamo, appoggiato a Tencate, ma Tencate a oggi, se domani partissimo a fare il Mondiale Superbike, Tencate non c'è. La speranza è che chiaramente trovi invece il budget per farlo, perché è un team ultra storico della Superbike e sarebbe un peccato perderlo, insomma. Guarda, è come quando è uscito a stare con Batta, per me proprio sono quei esatto, team che secondo me fanno perdere anche tanta identità proprio la Superbike. Mi sembra 10 titoli mondiali in Supersport, vado a memoria, insomma. Con la Honda, quando la Honda ancora faceva un CBR come si doveva all'epoca, esatto. Va bene, dobbiamo chiudere. Grazie Carlo, grazie a voi, è stato un piacere. Ci aggiorniamo durante l'invernata per vedere i vari test e varia roba del genere, vediamo di capire come siamo messi anche con la situazione qua. Va bene? Quando volete, è sempre un piacere. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao Carlo. Ciao. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Giacomo, la gara in notturna a Misano del CIV sarà una cosa bellissima. Scusa, Matteo, una gara in notturna a Misano Adriatico. Ma che la butti via? No. Io la prenderei a mani bassissime una gara del genere. È bellissimo. Poi più che altro c'è stata l'esperienza di TM a Misano in notturna. Quindi abbiamo visto che si può fare. Ma poi abbiamo visto anche comunque il Qatar. A me le gare notturne danno tanto. Poi a me piace l'endurance, quindi sono un pochino di parte. E sai perché? Beh, anche l'orario. Ti metti la sera a guardare una gara, secondo me è proprio molto più bello. Alle 23 con 4 casse di birra aperte davanti. Capito? Ragazzi, ve lo dico subito, io non faccio più una telecronaca. Anche se sbaglio non mi rompete i marò a quell'ora. Esatto, ti isoli dal mondo. Già il pomeriggio è un po' più pesante. Sì, perché poi dopo magari ti invitano a fare un aperitivo, non è una motivazione valida per rifiutare, invece così non posso uscire, non posso uscire, sto a casa, ancora sto Campo dei Fiori, sto a casa. Ciao. Va bene ragazzi, allora, abbiamo fatto 1:20 di puntata, il boss sta cercando il mio indirizzo di casa per mandarmi l'altra cita direttamente per posta, quindi direi che io saluto Matteo Pittaccio. Ciao Alex, ciao a tutti. Saluto il boss Marco Privitera che ci fa la nostra regia, un caro saluto anche da parte mia ad Alex Di Bisceglie, ci vediamo domenica per l'ultima gara della MotoGP, ovviamente sempre in diretta con Live GP, e poi martedì sera per parlare di tutti i mondiali conclusi, di tutto quello che abbiamo, quindi Giacomo, Giulio, Ivari, aspetta, quanti erate? Giacomo e Giulio, vabbè, la chat è tutta la loro. Dove sono? Chi altro c'è? Vincenzo, Enrico, mi raccomando, vi aspettiamo tutti martedì sera che ce ne abbiamo da parlare martedì. Ciao a tutti, buona cena!